Oggi è il 19 dicembre 2019. Oggi è il 16 dicembre 2020. Maddalena Landi. Maddalena. 24. 25. In casa mia, nella mia camera. A casa di Betto, a Bologna. Pregio, sono molto empatica. Difetto, sono incredibilmente disordinata. Oddio, sono appena uscita dalla psicologa, quindi è proprio il meglio. Un mio pregio, sono... penso di essere abbastanza presente a me stessa e agli altri, o almeno cerco. E un mio difetto è che sono ansiogena. E porto ansia. Questo mese è... niente di particolare in realtà, stare con la mia famiglia, direi. Sopravvivere. Finire la mia application per il master, sicuramente. Finire l'università, credo. Sì. Finire l'università? Rimane sicuramente nella top 5 delle cose di cui sono più fiera. Però una cosa di cui vado molto fiera quest'anno è essere stata capace di capirmi sul lavoro e capire le mie relazioni sul lavoro. Perché sono arrivata ad agosto ad essere veramente fuori e a non sapere come comportarmi e ad avere paura che le mie relazioni si stessero disfando e a non sapere cosa fare. E piano piano sono riuscita a uscirne, quindi di questo sono molto fiera. Non sono riuscita a fare. Beh, non sono riuscita a viaggiare tanto quanto viaggio di solito, però non mi dispiace neanche troppo. Del futuro? Sì. Forse andare un pochino più piano e non preoccuparmi così tanto del tempo che passa e in generale chillarmela un pochino. Preparati, perché non sei pronta per quello che sta per succedere. Blu. Blu. Oddio. Film che ho visto più volte in assoluto, forse Casablanca, che ha avuto un grandissimo impatto sulla mia vita. Però sono talmente tanto cinefila che non c'è un film preferito in assoluto. No. No, è molto difficile rispondere a questa cosa. È uno dei film che guardo più spesso, ho guardato più spesso, è Casablanca, ma non è necessariamente il mio preferito. Con il fatto che mi sto allenando parecchio e che mi piace ascoltare musica terrificante mentre mi alleno, la canzone che sto ascoltando di più è Bailando di Enrique Iglesias. È l'ultimo singolo di Miley Cyrus. Un botto di roba. Quest'anno è stato veramente intenso dal punto di vista dell'apprendimento, cioè personale. E uguale. La cosa che sto imparando di più è fare delle scelte e fare delle scelte che siano più in linea con ciò che sono. Questo l'ho imparato. E sto imparando che cosa mi piace, che cosa non mi piace, che sembra una cazzata ma per me è abbastanza epocale. Sì, cioè molto in linea con dove ero all'epoca. Un bel po' di cose. Ho imparato a contare su alcune certezze
e a riconoscerle come certezze e poterle a tenermici ancorata per non uscire di testa. Non riuscire a esprimere il mio massimo potenziale, ritrovarmi fra una decina d'anni a non aver viaggiato abbastanza o a non sentirmi soddisfatta di ciò che sono. Adesso? Allora, non trovare un lavoro, dover ripartire, dover avere la mia persona ripartire, vederla ripartire, instabilità economica, direi che queste sono le cose principali. Sì. Sì. Ci stavo pensando l'altro giorno, mi piacerebbe parlare tutte le lingue del mondo, quello sarebbe un superpotere che mi gaserebbe un sacco. Vorrei anche poter avere un superpotere che mi permetta di tipo fare cose con il tempo, solo che le ripercussioni sono sempre troppo imprevedibili, quindi credo che sarebbe più una difficoltà che altro. Quindi le lingue, sicuro. Poter parlare tutte le lingue del mondo e poterle comprendere. Così sul momento mi viene solo... Sono la prima volta che sono ritornata dall'Inghilterra. Era un anno che non tornavo a casa e che non vedevo il mio ragazzo e la mia famiglia, e quello è stato uno dei momenti più belli. Wow. Me ne vengono in mente due. Uno è legato a mia nonna, che appunto è morta da poco, e era a fare i garganelli insieme e mi è ritornato in mente poco tempo fa, e l'altro è qualche giorno fa, esattamente un anno fa, rivedevo la mia persona dopo un mese e dopo che eravamo stati in pausa per 2 settimane, e quello è stato bellissimo. Facciamo prima che cosa non vorrei. In questo momento c'è il Sud America, mi piacerebbe andare in Brasile, Argentina, Cile, Perù, insomma. Non riesco neanche a pensare di uscire. Ok, se dovessi proprio sognare in super gigante, mi piacerebbe andare in Sud America, specifico in Colombia. Ma mi accontento anche andare a Desenzano del Garda il prossimo weekend, prima che chiudano tutto, quindi va bene. Per ora no. No, non ho nessun rimpianto in questo momento. È un rimpianto molto scemo, però mi è venuto in mente stamattina, perché qualche anno fa abbiamo fatto un incidente io e mia mamma in macchina, in cui aveva torto la persona che ci è venuta addosso, palesemente. Abbiamo rincorso questa persona e quando questa persona si è fermata ha dato la colpa a noi e ha creato una situazione di tensione tale per cui non abbiamo chiamato i carabinieri e quindi la nostra macchina è rimasta colpita senza che ci fosse una risoluzione. E questo per me è un grandissimo rimpianto, più che altro per non essere stata in grado di dire: ma che cazzo stai dicendo? È colpa tua. Vabbè. Però c'è un pochino di risentimento. Viaggiare il più possibile. La prima cosa che mi è venuta in mente è stato nuotare con le balene, però immagino ci siano altre cose più fattibili. Però direi che vado con nuotare con le balene. Smettila di farti delle pare. E ti voglio bene. Respira. Che è simile a smetti di farti delle pare, però anche prenditi di più i tuoi spazi. Non c'è niente di male.